legato a quei luoghi che avevano sempre fatto tanto parte di me da volermi scappare. Sì, però... levate il mezzo. Non volevo essere qui in traccia. Tu non credevo che... Cosa? Che fosse peggio di quello che raccontano di voi. Mi dispiace aver deluso le vostre aspettative e quelle dei vostri compagni. È una mia prerogativa. Anzi, è un mio vanto. E adesso se non vi dispiace... Ma sono molto contento di aprire questa 17ª edizione della lingua italiana. Lingua italiana che è la lingua di grande cultura, dell'antichità, del rinascimento, questo fenomeno della globalizzazione per il rinascimento, ma anche la lingua della modernità. L'italiano oggi è una lingua che serve anche per vivere, per trovare lavoro nel mondo globalizzato di oggi. E sono contento di avere qui il maestro Graziano Diana, che conosco diversi anni, e io penso che un film deve essere visto da più gente possibile. Ecco, Graziano Diana fa una sintesi. Fa dei film intelligenti, ma dei film che parlano a tanta gente. Affronta un tema, fra l'altro, della storia italiana veramente, ma insomma il fascismo, dal quale siamo ancora traumatizzati, forse per la guerra mondiale persa, mentre il Porto Reale è uscito con minori traumi dal Salazarino. Ma fa dei film, io ho parlato con Graziano e altri film che ha fatto, fare film, prima di farli c'è tutto un lavoro, uno studio, una scoperta, c'è un lavoro sulle carte, sui documenti, sulle lettere di questo partigiano e con i personaggi, con i discendenti. La biografia, non c'è ancora una cultura della biografia. Io penso che la biografia o delle storie biografiche brevi come queste aiutano a capire il contesto nel quale l'epoca nel quale si trova. Per questo io sono molto grato a Graziano Diana per il grande lavoro che sta facendo. Grazie mille. Adesso è in procinto di finire un altro film molto interessante che ci auguriamo di vedere qui in Portogallo. Prossimamente potrei portare questo in anteprima, ma lo finisco per dicembre, questo nuovo, che invece è un film non contemporaneo perché racconta una storia degli anni 80-90, ma è la storia di Libero Grassi, l'imprenditore che aveva sfidato la mafia, non pagando il pizzo. Inevitabile. Legato a quei luoghi che avevano sempre fatto